Ciao, nel video di oggi ci occupiamo del cucito creativo e andiamo a realizzare una semplicissima fascia per i capelli. Io sono andata a realizzare due utilizzando due stampe diverse. Ho aggiunto un bottone, voi potete aggiungere un fiocco, un fiore, quello che più vi piace. Vi farò vedere come aggiungere l'elastico nella parte di dietro, perché quando si realizzano le fasce per i capelli, visto che noi stiamo lavorando con un tessuto di cotone, è necessario aggiungere l'elastico nella parte di dietro. Nel caso in cui ovviamente si utilizza dei tessuti elasticizzati, in quel momento il discorso cambia un po'. Però oggi ci occupiamo di questo genere di fascia utilizzando un tessuto di cotone. Se vi interessa il tutorial, rimanete per vedere il procedimento. Per realizzare la fascia avrete bisogno di una striscia di tessuto che misura 48 cm x 10 e un'altra di 18 x 6, ok? È lunga 18 e larga 6 cm. Dopodiché avrete bisogno anche di un elastico che è largo 1,5 cm e lungo 9 cm e un bottone a vostra scelta, ovviamente. Passiamo con la lavorazione e andiamo a cui prendere la striscia più grande, piegarla in due in questo modo e andare a fare una cucitura lasciando circa 7 mm dal margine del tessuto e fare una cucitura dritta tutto per il lungo. Mi raccomando, all'inizio e alla fine fate qualche cucitura avanti e indietro perché dopo dovremo andare a svoltare il tutto. Faremo lo stesso procedimento anche per la striscia più piccolina. La piegate in due in questo modo e andate a lasciare anche qua circa 5-7 mm per la cucitura, ovviamente, e anche qua dovete fare all'inizio e alla fine qualche cucitura avanti e indietro perché quando si va a svoltare il tutto la cucitura, se no, si aprirà. Andiamo alla macchina da cucire. Dopo aver cucito le due strisce dovete andare a svoltare il tutto. Munitevi di un po' di pazienza. Questa è più facile da svoltare, un po' più difficile l'altra. Dovete proseguire in questo modo fino a svoltare il tutto. Io vado a svoltare le due strisce, dopodiché dobbiamo andare a stirare. Dopo aver svoltato il tutto, dovete andare a stirare. La striscia più piccola deve essere stirata con la cucitura verso l'esterno, poi il tubolare, quello più grande, deve essere stirato con la cucitura verso l'interno, ok? Deve essere nel centro. Prendete l'elastico, un ago e filo e andate a fare una cucitura esattamente come lo vedete qua, così riusciamo a tirar fuori l'elastico meglio. Prendete il tubolare, quello piccolino, e andate a passare l'ago dentro. Dovete stare attenti ovviamente a non entrare l'ago nel tessuto, per cui aiutatevi. Perché quando andiamo a cucire l'altro lato si farà dopo fatica a tirar fuori l'elastico. Ecco, vedete, muovendo con le due dita l'elastico. Poi alla fine a noi ci interessa di più il filo, di tirarlo fuori dall'altro lato. Ed ecco, perfetto. Vado a tirar fu a far entrare l'elastico. Perfetto. Vedete questo filo? Intanto l'ago lo tiro via perché non mi serve più, ma il filo deve rimanere fuori. E adesso vado alla macchina da cucire. Vedete, qua c'è l'elastico e vado a fare una cucitura dritta avanti e indietro 2 o 3 volte affinché tutto rimanga
stabile per bene. Dopodiché dovremo tirare questo filo per portare l'altro pezzo dell'elastico in questo lato, ok? Per fare la stessa cucitura che andiamo a fare qua. Ho finito di cucire questo lato, adesso tiro il filo e nello stesso tempo provo ad abbassare anche il tessuto. Ed ecco, sono arrivata. Ecco, l'elastico deve essere in questa posizione. E andate a fare una cucitura dritta avanti e indietro come di quest'altro lato. Dopo aver cucito, il tutto si presenta così. Dovete andare a tagliare i fili che ci sono, dopodiché possiamo assemblare l'elastico alla nostra fascia. Per cui andate a posizionare la fascia con la cucitura verso il basso. In questo modo, intanto andiamo a cucire uno dei lati e poi andate a posizionare l'elastico proprio nel centro, ok? In questo modo. Anche se esce fuori non fa niente, va bene anche così. Dopodiché prendete i laterali e andate a sovrapporli sopra l'elastico in questo modo. Ok. Potete fermare il tutto anche con dei spilli. Dopodiché, dopo aver sovrapposto i laterali, andate a fare una cucitura qua, lasciando qualche millimetro. Dopodiché questo eccesso andrà tagliato. Se vi viene più facile, fermate il tutto con dei spilli, ok? Deve essere in questa posizione. Anche se questi laterali non sono troppo vicini tra di loro, dopo andremo a fare anche una cucitura a mano per avvicinarli meglio, ok? Per cui andate a fare una cucitura dritta e dopo ci occupiamo anche dell'altro lato. Adesso, dopo aver cucito, andrò a tagliare un po' dell'eccesso, questo qua. Ok, tirate via i fili che ci sono. Non andrò a svoltare perché devo andare a cucire anche l'altro lato, per cui rimango sempre in questa posizione. Ok? E vado a portare l'altro lato esattamente così come lo vedete. E farò lo stesso procedimento che ho fatto prima. Ok? Vado a posizionare l'elastico nel centro, tirate un po' ovviamente il tessuto e andate a sovrapporre i laterali e andate a fare la solita cucitura. Adesso, dopo aver cucito, possiamo andare a svoltare, per cui dovete andare a girare il tutto così. Ok? Vedete? Il tutto si presenta così. Dopodiché prendete ago e filo e andate a fare una cucitura. Dovete avvicinare un po' qua. Ecco. E vado a cucire. Vado anche a tirare, ok? Per quello vi consiglio di utilizzare il filo in due, ok? E tirate, ok? Andate a fare questo genere di cucitura, vi faccio vedere sull'altra fascia. Ecco, vedete, ho cucito giusto per un centimetro. Ecco. Da ambedue i lati. Fate questo procedimento come avete visto fino adesso e dopo possiamo andare a cucire il bottone. Adesso dobbiamo andare a fare una piega esattamente come qua, dopodiché possiamo cucire il bottone, ma
La piega, per come vedete, ha un certo numero di centimetri. Questo sarà in base alla circonferenza della vostra testa, per cui non vi posso dare un numero preciso. Per cui misurate la fascia, stringete e vedete quanto dovete andare a piegare. Ok? Io andrò a fare la piega. Potete andare a piegare in questo modo affinché questa piega sia verso all'insù. O se no al contrario, infatti per questa fascia andrò a fare la piega al contrario di quello che ho fatto per questa nera. Ok, vedete la piega? È verso la parte superiore, invece adesso la vado a fare al contrario. Vado a fissare con uno spillo, dopodiché vado a posizionare il bottone esattamente nel centro e vado a cucire per bene questo bottone. Mettete il filo in due, mi raccomando. E adesso vado a cucire il bottone e vi faccio vedere il lavoro finito. Ed ecco la fascia finita, si presenta così. Spero che questo video tutorial vi sia stato utile. Se avete de delle domande, fatele pure nella sezione commenti. Vi ricordo che le varie misure le trovate anche nella descrizione del video e io con questo vi dico alla prossima. Ciao ciao!